Ciao a tutti amici di eximardora.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi abbiamo ricevuto in redazione l'ultimissimo modello di mouse da gaming con sensore ottico della Ozone Gaming. Stiamo parlando dello Ozone Neon 3K o se preferite potete chiamarlo anche Neon 3K. Partiamo velocemente dalla confezione dove troviamo l'immagine illustrativa, alcune caratteristiche nella parte frontale, mentre nel retro della confezione un'ulteriore immagine caratteristica con un riassunto delle principali caratteristiche del mouse. Rimosso velocemente anche il sigillo di sicurezza della confezione, potremo prendere visione del mouse all'interno della confezione stessa e troviamo anche nella parte diciamo superiore ulteriori caratteristiche circa le prestazioni e le caratteristiche del mouse stesso. Noi ovviamente abbiamo già rimosso il bundle e il mouse come consuetudine. All'interno troveremo comunque un adesivo della Ozone Gaming, immancabile in ogni periferica di questo brand, una piccola quick start guide relativa al mouse ed infine il mouse stesso, l'Ozone Neon 3K. Partiamo velocemente dal design che, come possiamo vedere, per i più esperti sicuramente rimanderà alla serie FK di Zowie. Infatti le dimensioni e diciamo, il design complessivo sono abbastanza identiche alla serie di Zowie. La parte superiore del Neon 3K è interamente rivestita di uno strato gommato, diciamo anche soft touch, davvero leggero, quindi quasi impercettibile al tatto, che comunque aiuterà un po' il minimo il grip sul mouse stesso e il feeling di contatto con lo stesso. Nel dorso del mouse troviamo il simbolo della Ozone che verrà retrominato tra uno dei sei colori disponibili per la retrominazione di questo mouse, che potremmo ovviamente impostare tramite software di gestione. Nella parte avanzata troviamo un singolo tasto per lo switch DPI che potremo impostare da un minimo di 250 ad un massimo di 3500 e ovviamente l'immancabile rodellina di tipo cliccabile con rivestimento in gomma. Spostandoci nel lato sinistro, possiamo osservare il design di questo mouse, caratterizzato da due piccoli e semplici tasti presenti sia nel lato sinistro sia nel lato destro, in quanto il Neon 3K ha una forma ambidestra, quindi è ideale per coloro che sono destrorsi o mancini. La presa sul Neon 3K è ideale sia per coloro che hanno una presa claw, fingertip o palm grip, a seconda delle dimensioni della mano. Sinceramente, per queste dimensioni e per questo design le migliori prese sono sicuramente la claw grip o la fingertip. Ci spostiamo nel retro del mouse e troviamo due MOSFET di generose dimensioni e al centro troviamo il sensore ottico che è un PixArt 3320 di ultima generazione e molto prestante. Ovviamente faremo i nostri test e le considerazioni nella recensione scritta come sempre. Spostandoci nella parte frontale del mouse possiamo osservare il suo design ambidestro e come possiamo vedere anche il cavo è rivestito in treccia di tessuto e il connettore USB è placcato oro. Infine troviamo una memoria onboard di 128 kilobyte, che ci permetterà di impostare, assegnare e modificare ogni parametro sempre tramite software di gestione di questo mouse. Per ora è tutto, vi rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.eximhardware.com. Un saluto allo staff.